Sempre sul tema menopausa, che interessa il 30% delle donne italiane, quindi parliamo di un gruppo importantissimo, non solo per numero, ma perché sono essenziali non solo per la loro stessa vita, ma per la vita delle famiglie e della nostra società. Quindi tenere in perfetta salute la donna anche dai 50 in avanti o anche prima, se la menopausa è arrivata in anticipo, è fondamentale. Allora la domanda cardinale è: quali sono i denominatori comuni dei sintomi che compaiono prima che arrivi l'ultimo ciclo? Sostanzialmente gli squilibri nella produzione ormonale degli ormoni dell'ovaio e l'infiammazione, quel micro incendio biologico che interessa organi e tessuti. Ormai l'avete tutti acquisito bene bene che avere dolore significa essere infiammati, significa avere un incendio in quell'organo, tessuto o in più tessuti. E quindi riconoscere chi accende quell'incendio e come fare a spegnerlo è fondamentale. Di nuovo cardinale ricordarci che l'intensità del fumo che noi vediamo in qualsiasi incendio nel mondo reale correla con la gravità del fuoco che lo sottende. E nel nostro corpo la gravità dell'infiammazione, l'intensità dell'infiammazione correla con la gravità del dolore, ma anche con la distruzione in corso dei tessuti colpiti da quell'infiammazione, quindi con lesioni poi anche funzionali. Il nostro esercito è naturalmente in prima linea tutte le volte in cui noi abbiamo sintomi, perché sono la punta dell'iceberg di un corpo in cui l'esercito è in allarme rosso. E una delle fasi in cui il corpo va in allarme rosso nelle donne è la premenopausa. Quindi cominciamo a attivare questo file che non è naturale. Con la storia che è naturale dobbiamo sopportare tutto. No, no, perché anche l'infarto è naturale, anche il cancro viene naturalmente. Però intanto ci diamo da fare per toglierlo. Perché non aiutare il 30% delle donne italiane a stare bene? La fuffa del naturale deve finire. Noi siamo nel 2024, diamoci da fare per riconoscere i fattori predisponenti, precipitanti e che mantengono di mantenimento dell'incendio e andiamo a modularli per riconquistare una salute degna di quei 35-40 anni conquistati. Perché questi sintomi hanno un peggioramento proprio nella premenopausa e cosa possiamo fare per toglierli? Il concetto è questo: più l'estrogeno fluttua, attenti, più è pro-infiammatorio. Se una donna normale ha un livello di estrogeni, per capirci, che subito dopo la mestruazione va da 50 a 100 picogrammi per millilitro, in fase ovulatoria può salire a 400, 600, ma alcune signore in premenopausa vanno a 1200, quindi sale tantissimo e poi crolla nella seconda metà del ciclo e crolla completamente con la mestruazione. Questa caduta è, come dire, buttare benzina sul fuoco dell'infiammazione. Ecco perché si accentuano nella premenopausa, per le esasperate, noi diciamo, fluttuazioni ormonali. Il secondo fattore è che siccome l'ovaio fa fatica a ovulare, produce poco o non produce più il progesterone, che, come i bravi mariti, è un grande calmante delle regie della famiglia. Poi, quando il marito è isterico, siamo fritte. Ma andiamo al fatto che sia una persona equilibrata e calma, ecco che allora questo progesterone rimette in equilibrio le conseguenze dell'estrogeno che tende a avere livelli alti. Ma se questo progesterone non viene più prodotto perché non c'è l'ovulazione, ecco che l'estrogeno, per esempio, fa crescere l'endometrio tantissimo e abbiamo delle emorragie, per cui i vecchi ginecologi dicevano che a una donna verso i 50 un raschiamento non si nega a nessuna, nel senso che era quasi la regola che una donna prima o dopo avesse un'emorragia che necessitava di un raschiamento, di una revisione della cavità uterina in ospedale. Ecco che allora dobbiamo capire, cogliere questa punta dell'iceberg, fluttuazioni ormonali, esaurimento ovarico, vulnerabilità genetiche, e capire che dietro quella punta dell'iceberg, sotto la nostra consapevolezza personale e clinica, ci sono tutti i cambiamenti della premenopausa. E quindi che cosa dovremmo fare? Ridurre le fluttuazioni degli estrogeni, possibilmente portarli a livelli costanti, perché invece il livello costante degli estrogeni è antinfiammatorio, abbassa l'incendio, è il primo fattore di regolazione, di portare l'armonia. Ecco
Ecco perché una pillola ben scelta può accompagnare tutti gli anni della premenopausa, anche 10 anni, dai 40 ai 50, tenendoci in meravigliosa salute. Il 43% dei miei pazienti utilizza questi due tipi di pillola che vi illustrerò, stando benone. Un po' di testosterone le tiene anche tutte felici e allegre nell'intimità. What else? Pensarci e intervenire per tempo. Se invece non lo facciamo, l'infiammazione succede, fa fare delle cose tremende. Quindi, in sintesi, quando abbiamo i sintomi principali legati al ciclo più abbondante o anche emorragico, che cosa faremo? Metteremo in atto quelle misure che abbiamo illustrato parlando dei cicli abbondanti, ma che vi ricordo brevemente. Daremo un progestinico in continua, oppure daremo una pillola o un cerotto o un anello contraccettivo di cui sfruttiamo la capacità terapeutica di ridare livelli ormonali costanti di estrogeni e progesterone con un'accortezza. Di non lasciare, per esempio, come nelle pillole, anche nei cerotti o nell'anello, 21 giorni e 7 di pausa, ma accorciare l'intervallo senza ormoni e idealmente portarlo anche a zero, appena 2 giorni. Perché? Perché più teniamo costanti, come ho detto, gli livelli di estrogeni e progesterone, meno sintomi ha la signora. E questo vale anche se i cicli cominciano a saltare, ma anche se abbiamo delle anemie da carenza di ferro. L'altra misura che possiamo adottare tranquillamente, ma è poco usata purtroppo in Italia, è la spirale endouterina. Adesso dura 6 anni, noi ne mettiamo una a 40 e una a 46 e la signora arriva bella, tranquilla alla sua menopausa, non avendo più emorragie e quindi silenziando una componente importante dei sintomi premenopausale. Se invece i sintomi sono soprattutto l'insonnia, le vampate, le malinconie o l'aggressività, le difficoltà di pensiero, di concentrazione, attenzione e memoria, ma anche i piccoli disturbi motori, siamo più distratti, ci cadono più le cose, siamo meno precise nei movimenti, ecco che cosa possiamo fare con due pillole ben scelte. Quali sono queste pillole? Sono pillole che hanno dentro estrogeni naturali, identici a quelli del nostro ovaio, cioè l'estradiolo, e sono accompagnate da due mariti diversi. Uno si chiama Dienogest, l'altro si chiama Nomegestrolo. Il pregio di queste pillole è di accompagnare con dolcezza la donna fino alla menopausa, da un lato portando nel suo corpo a livelli costanti estradiolo e dall'altro con due mariti molto capaci di tenere la tranquillità nei tessuti. Risultato? Facciamo meno le fluttuazioni ormonali, ce le togliamo. Togliamo l'intervallo senza ormoni, riduciamo anche il numero di cicli che sono poco, anche in quantità o addirittura nel 20% può non comparire. Questo fa ridurre l'infiammazione, perché abbiamo detto che gli estrogeni stabili nel sangue sono antinfiammatori, mentre quando fluttuano benzina sul fuoco, silenzio dei sintomi. E infatti abbiamo studi che dimostrano molto bene il livello stabile dell'estradiolo, tra l'altro intorno ai 50 picogrammi, che sono quelli che tengono il corpo in armonia senza tutto quello sconquasso della premenopausa. Tengo conto che c'è un effetto età dipendente di perdita del testosterone, a 50 anni ogni donna ha perso il 50%, metto un po' di testosterone impaunata a livello genitale e ridò anche quel brio nell'intimità, quella gioia, e rallento l'invecchiamento genitale, che invece poi sarà un problemone nella postmenopausa. E quindi, messaggio chiave, livelli stabili, questa è la parola chiave, di estradiolo, l'estrogeno naturale, e del progestinico in questo caso, ridotta attività del nostro esercito che torna a essere efficiente e calmo, non esagitato, ridotta infiammazione nell'utero e in tutti gli organi, perché hanno recettori ormonali che si esasperano di più dove abbiamo le vulnerabilità genetiche, quelli che andavano in depressione la mamma e la nonna, più nel cervello, dove abbiamo l'artrosi familiare e le articolazioni, chi ha avuto sintomi gastrointestinali importanti più l'intestino. Chi ha un invecchiamento della pelle particolare, ecco, in tutti questi bersagli noi andiamo ad agire in maniera, pensate, capillare, perché poi quegli ormoni costanti nel sangue vanno a raggiungere ogni cellulina di ogni tessuto e la riportano in equilibrio. Quindi andiamo a portare in equilibrio sia il sistema immunitario, l'esercito, ma anche la popolazione, potremmo dire, ed ecco che in questa ritrovata armonia una dice: non dormivo così bene da 7 anni, non mi sentivo così bene da 5 anni, non riuscivo più a alzarmi dalla sedia, mi sentivo un rottame,
e adesso sono di nuovo io, ho ritrovato la mia musica, ho ritrovato la mia armonia. Quindi bandiamo via questi pregiudizi che ci rovinano la vita. Gli ormoni usati bene sono veramente una scoperta rivoluzionaria per noi donne, come è stata l'insulina per i diabetici, come è l'ormone tiroideo per gli ipotiroidei. Ma perché dobbiamo usare due criteri quando parliamo di esaurimento delle ghiandole del corpo? Tutti d'accordo di dare l'insulina al diabetico, tutti d'accordo nel dare l'ormone tiroideo quando la tiroide non funziona, ma perché non dobbiamo dare i giusti ormoni alla donna che ha un esaurimento delle ovaie per 35-40 anni dopo la menopausa? Ma cosa vuol dire? Ma impariamo a ragionare in maniera che sia alleata della salute e non in un modo che abbia pregiudizi condizionanti le scelte. Se poi abbiamo i cambiamenti di peso, grasso addominale, eccetera, beh lì sì, l'ormone può aiutare, e anche sul mio sito, Alessandra Gazzuttin, potete trovare degli articoli molto interessanti che si basano poi su grandi ricerche scientifiche, uno tratto da Obesity, per esempio, pubblicato i primi di settembre, dove questa ricercatrice svizzera ha dimostrato che l'assumere estrogeni con pillola o terapia ormonale migliora il metabolismo basale, che da solo si fa il 60% del consumo calorico quotidiano, intorno alle 200 calorie al giorno. Quindi, contrariamente al film che la pillola e o la terapia ormonale fa aumentare di peso, se ben scelte sulla terapia personalizzata con intelligenza clinica, addirittura ottimizzano il metabolismo intorno alle 200 calorie. Tante cose, eh? Tanto. Quindi pensiamoci, attività fisica, vi prego, perché il primo fattore per sgonfiarsi è l'attività fisica, che tra l'altro dà spremitura attraverso la contrazione muscolare dei linfatici e abbassa l'infiammazione, se siamo costanti, fino al 30%. Sull'invecchiamento della pelle vi parlo dopo, e poi sul tono muscolare. Sintomi sessuali, faremo un'intera conversazione, forse anche due, perché è veramente un tema cardinale di cui non parla seriamente nessuno quasi. E per i sintomi articolari, ricordatevi, riportare costanti gli ormoni è la prima, primissima terapia. Io ho donne felici perché, riprendendo queste pillole con estrogeni naturali, tornano ad avere una mobilità articolare che avevano dimenticato. Una mi dice: mi sentivo arrugginita come una vecchia, torno a muovermi e sentirmi ragazza, perché allora poi faccio anche, naturalmente, con molta più fluidità, anche la mia attività fisica. Vi ricordo le nostre amiche articolazioni, che meriteranno un approfondimento straordinario. Domande velocissime: sto andando in menopausa, dolori al mani e piedi, mi sento una vecchia a soli 48 anni. Anche mia mamma e mia nonna avevano questi dolori tremendi. Perché? Esiste questo polimorfismo del recettore estrogenico, che in termini semplici gli amici e colleghi reumatologi chiamano gene artrosico, che ci porta ad avere articolazioni molto più sensibili alle fluttuazioni degli ormoni e degli estrogeni in particolare. Portare gli estrogeni in equilibrio già in premenopausa, a cavallo della menopausa, è la prima risposta. Poi, naturalmente, i colleghi reumatologi daranno tutti i consigli di merito specialistici, ma il primo fattore per abbassare l'incendio è rimettere in equilibrio gli ormoni. E la donna, altra domanda ultimissima: ciclo ogni 3 mesi, 46 anni, ho un colpo di vecchiaia, soprattutto la pelle. Sono magra, ma adesso ho 10 anni sul viso in un anno. Perché? E qui c'è un altro aspetto. Pensate che gli estrogeni, ma anche il testosterone, che anche questo va calando, sono dei grandi registi di quanto lavorano gli operai che costruiscono le strutture della pelle, ossia i fibroblasti, che producono collagene, elastina e mucopolisaccaridi, che sono quelli che rendono la pelle un pochino più paffuta e più giovane. Pensate che l'attività dei fibroblasti con la menopausa si riduce fino al 30%, ma torna a ottimizzarsi del 30% se ridiamo al corpo gli ormoni perduti. E allora, benissimo poi avere il dermatologo di fiducia, curare l'estetica e tutto, ma prima di tutto nutriamo il corpo da dentro. E allora, una mia amica e collega dice sempre: Ale, io mi occupo della carrozzeria, tutta l'estetica, ma se tu non ti occupi del motore, siamo fritte. In altre parole, le competenze gemelle ci consentono di lavorare insieme ai colleghi per ridare alla donna già in premenopausa quella pienezza di salute, ma anche di bellezza, che la fa sentire molto più sana e più felice. Allora, grazie per l'ascolto, al prossimo incontro di Focus Salute, sempre lunedì, con la vostra amica e dottore del cuore. A presto!